È possibile fare delle costine buone, succose, tenere nel nostro forno di casa? Ebbene sì. Come facciamo? Beh, innanzitutto avete bisogno del vostro macellaio. Vi fate tagliare le costine ricavate dal lombo di maiale, molto sottili, una costa anche tagliata in 3 pezzi, in modo da ottenere 3 cravattine. Poi, quando arrivate a casa, gli ingredienti sono molto semplici. Quindi, le vostre costine fate tagliare dal macellaio. Un po' di sale con il rosmarino, meglio se disidratato il rosmarino, quindi potete farlo sia dentro il forno oppure prenderlo già disidratato. Oppure ci sono anche quegli aromi già pronti, tipo sale, anche la salina di cervia li fa. Padellina in alluminio e carta da forno. Procediamo. Andiamo subito con il tagliare le costine, tutti a pezzettini. Eccoli qua. Poi andiamo a preparare il nostro padellino. Padellino in alluminio e carta da forno. La carta da forno, cercate di tagliarla un po' più grande del padellino e poi vi farò vedere il perché. Quindi deve coprire la superficie del padellino e tenervene fuori un pezzo in modo che vada poi a ricoprire la stessa superficie. Disponete la carta da forno. Mi raccomando, le costine con il verso della carne verso l'alto, quindi l'osso va sul fondo. E disponete le vostre costine in modo da non sovrapporle, mi raccomando, non così, no, ma affiancate. Ok? Osso verso il basso e affiancate. Con il sale e il rosmarino non esagerate, perché la cottura che andiamo a fare, che sarà coperta, esalta i sapori. Se ne mettete troppo, poi va a inficiare sul gusto, diventano troppo salate. Una volta fatto questo, andate a fare un pacchetto, quindi ripiegate la carta. Questo ci permetterà di ottenere una prima soluzione e quindi di ottenere quella che è la parte morbida. Poi andiamo a fare la parte croccante. Adesso ci spostiamo nel forno. Il forno, impostazione 160 gradi per più o meno 2 ore. È vero che richiede tanto tempo, ma è anche vero che non dovete fare niente. Una volta impostato il forno, è già tutto fatto. La prima parte, quindi 160, statico. E poi facciamo partire. Allora, sentite il nostro forno che sta suonando, i 160 sono finiti per 2 ore. Andiamo a vedere il risultato finale. Andiamo a scoprire, e dopo vi dirò anche il perché dobbiamo scoprire la nostra cosa. Eccolo qua. Il risultato della nostra costina più o meno è questo. Ma adesso andiamo a metterla dentro. Abbiamo detto che abbiamo fatto il forno statico, quindi adesso la carta la ripiegate sotto alla vostra padellina, lasciate scoperto, andiamo ad accendere ancora il nostro forno, impostiamo la ventola, 200 gradi il forno e lasciamo un tempo di più o meno 10 minuti. Per fare ottenere la parte croccante, la rosolatura. Partiamo e vediamo che cosa succede al risultato finale. Ragazzi, finiti i 200 gradi per 10 minuti. Ci prendiamo i nostri guanti, naturalmente, forno, andiamo a vedere che cos'è successo alle nostre costine e andiamo a vedere come sono venute. Eccoci, il risultato finale, ragazzi, è questo. Potete vedere come l'osso si sia scoperto e quindi questa dovrebbe essere una costina dove abbiamo ottenuto la parte croccante all'esterno, questa bella crosticina, e siamo andati a fare la parte morbida e vedete come l'osso rimane bello pulito. E a questo punto non ci rimane altro che l'assaggio. Io direi ottime.